Grazie ai colleghi che hanno pensato, immaginato di fare questa iniziativa oggi, oggi alla vigilia della giornata mondiale, perché credo che questi temi siano temi primariamente culturali. Vedete, noi siamo strumenti in gran parte repressivi, siamo un po' il pronto soccorso di quello che avviene nelle nostre società, interveniamo quando il male è acuto, quando si manifesta. Ma mai come questo genere di reati, questo genere di delitti, questo genere di crimini, che sono anch'essi nella loro collocazione più propria dei crimini contro l'umanità, perché in fondo colpiscono una parte fondamentale della nostra umanità. Noi ci siamo nei camp, ci siamo negli uffici, ci siamo in tutti quei luoghi che peraltro abbiamo non a caso creato, anche con delle modalità per consentire alle vittime di avere un approccio più tranquillo, più sereno, se di tranquillità e di serenità si può parlare in questi casi. E quindi facciamo insieme questo percorso. Come dicevo, noi ci siamo, ma vorremmo che tutti voi, soprattutto i ragazzi più giovani, le ragazze più giovani, vivano il rapporto con le forze di polizia, vivano il rapporto con chi è chiamato a garantire la legalità, non come qualcuno o qualcosa di altro, ma qualcosa di intimamente proprio. Grazie.